Il potere. Lei pensa di sapere cos'è il potere? No, di certo. Pochi lo sanno. Donne sfinite che non riescono neanche più a simulare il piacere. E tuttavia vi tremano fra le braccia. Perché il potere è la paura. La paura di colui che lo detiene e che rischia di perderlo. E poi la paura di chi lo subisce, come un cane subisce le bastonate. E poi invecchiare. È venuto al posto di Valenbois, immagino. Povero pazzo. Gli uccelli bianchi e tutto il resto. Il nemico del potere, caro amico, non sono le libertà o la democrazia o sciocchezze di questo tipo. Il nemico del potere è il sogno. Il sogno, lei mi capisce? Le parlo del sogno, non dell'abbrutimento popolare che consente di addormentare un paese e di averlo ai propri piedi. Ho sempre diffidato di questi uccelli bianchi. Questa mitologia. Volevo che la Merson diventasse una nazione moderna. Un paese che crede nel progresso, nella scienza e nella tecnologia. Ma questi maledetti andersoniani si compiacciono nella sdolcinatezza romantica della leggenda degli uccelli bianchi. Allora ho voluto renderli felici, loro malgrado. Riesce a capirmi? Non la lascerò andare oltre.
volare. Nascono, si amano e muoiono nel fumo caldo dei vulcani. Le loro ali gigantesche crescono per tutta la vita e alcuni sostengono persino che per molto tempo ancora dopo la morte i loro corpi senza vita continuino a planare instancabilmente. Non sono che leggende, dice la gente, leggende per far sognare i bambini da Mersogno.